Direi ragazzi che possiamo partire. Allora, vorrei iniziare un attimo un um, QA riguardante la parte dei volumi. Sulle lezioni che abbiamo fatto in precedenza, eh, c'è qualcosa a livello di volumi che non avete compreso? A livello di quello che abbiamo visto in precedenza, quindi gli strumenti che ti permettono di far vedere l'order flow, ad esempio sul breve termine sono principalmente, eh, diciamo, uno è quello migliore che io utilizzo, si chiama il footprint, necessita di una comprensione abbastanza avanzata della dei volumi di mercato però permette anche di migliorare un sacco l'entrata anche se, con, se operate con il CFD quello che andiamo a vedere oggi invece è uno strumento che è fondamentale <ride> mi hai fatto morire, non la leggo perché è un po' cattiva però mi hai fatto morire dalle risate Brian tu sai cosa hai scritto eh, dicevo ragazzi il, il volume profile viene spesso confuso con il market profile che viene spesso confuso a sua volta con il TPO ok sono cose diverse ragazzi hanno una base dati diversa, lavorando su base dati diversa, voi non potete utilizzare le stesse tecniche su cose che non c'entrano niente l'una con l'altra. Vi faccio una domanda, il market profile, sapete che differenza ha col volume profile? Ho visto anche una persona sotto YouTube che mi ha commentato, ma non è vero, il market profile è la stessa cosa del volume profile, ma no ragazzi, non è la stessa cosa. Qual è la differenza? Vediamo chi la sa, la differenza tra il market profile e il volume profile, partiamo da qui. Assolutamente, entrambi. Allora, partiamo un attimo con differenze tra strumenti volumetrici. Le differenze, ragazzi, tra MP, che è l'acronimo di Market Profile, e VP, che è l'acronimo di Volume Profile, ok? sono non tanto dal punto di vista eh, tecnico in sé per sé per come si utilizzano ma proprio dal punto di vista di che dati gli dà impasto cioè le, le barre che vanno a plottare lavorano su concetti differenti sono completamente differenti e vi spiego qual è la differenza il market profile lavora per mettere in luce una distribuzione temporale per livello di prezzo il che vuol dire che se io ho un prezzo che mi staziona su questo livello tutto questo tempo, ok? E poi parte, ok, anche che il bulk di volumi, la pressione enorme di volumi è entrata qua. Comunque il market profile mi segnerà, mi segnerà uno shape del genere con un POC di sessione che è il centro di gravità di dove il prezzo ha stazionato per più tempo, ok? Perché in questo caso il market profile lavora mettendo come dato quanto il prezzo passa su un determinato livello. Quindi è il fattore tempo che carica le barre che voi vedete. Sì, ve lo attivo subito se non sapete cosa sia, ragazzi. È questo qua, ok? Questo qua di TradingView viene chiamato erroneamente volume profile dalla piattaforma, ok? Perché questo in realtà lavorando a stazionamento del tempo, ok? Sarebbe in realtà più assimilabile a un market profile. Ok? Il che vuol dire che comunque fornisce un'informazione cruciale per quella che è la bias e lo shifting value, ok? Può darvi un ottimo aiuto per quando operate, ma attenzione, perché va a lavorare su una base di dati temporali. La differenza con il volume profile è cruciale, perché il volume profile, per appunto ovvietà, che cosa metterà in pasto ai dati, ragazzi? Metterà i volumi e quindi... Non proprio Gaetano, non proprio. Ora ti spiego anche perché non è una deduzione dei volumi a mio parere. Il volume profile va a prendere proprio oggettivamente il flusso dati, ok? Quindi il volume profile si usa attaccato tipicamente a un data feed su piattaforme volumetriche professionali, ok? E ti mostra i volumi su un determinato livello orizzontale di prezzo, cioè se noi abbiamo questo, questa distribuzione di prezzo, ok? Il volume profile non lavora sullo stazionamento, ma caricherà le barre dove ci sarà una maggiore pressione volumetrica. Ok, ci siamo ragazzi, mi scrivete uno in chat se vi è chiara questa differenza. Questa è cruciale per comprendere la differenza fra i vari strumenti di analisi volumetrica. Ok, ottimo, vedo tutti gli uno in chat che arrivano. Ora hanno utilizzi simili perché sono entrambi basati, vi faccio vedere. Volume profile Gauss. Sono entrambi basati sulla distribuzione di Gauss. Faccio vedere. La distribuzione di Gauss, ragazzi, vediamo, eccola qua. È la seguente e va a lavorare in un modo che è uguale per tutti gli strumenti. Ovvero il modo in cui vengono plottati a grafico, ok? È sempre il medesimo. Al centro noi abbiamo, ok? Dipende poi dalla distribuzione che noi andiamo a avere, ma al centro della distribuzione, ok? Per il market profile avremo i livelli dove il prezzo ha passato più tempo, per il volume profile che avremo avremo dove sono stati scambiati più volumi, perché ricordatevi che il secondo prende come base dati i volumi, ok? Quindi la distribuzione già capite che non può venire uguale, è differente. Uno prende la variabile tempo, uno prende la variabile volumi. Non possiamo avere la stessa distribuzione. Quindi dire che l'utilizzo del market profile di TradingView è identico al volume profile di una piattaforma volumetrica, lasciatevelo dire, ragazzi, è un'enorme cazzata. Okay? anche che ci sono persone che continuano a sostenere questa cosa. È uno strumento utile comunque il market profile? Assolutamente sì. È molto utile per l'identificazione della bias come è molto utile il volume profile anche ok no non funziona sul CFD il cumulative volume delta perché non puoi avere un data feed attaccato ok il data feed tu ce l'hai sui futures sul CFD il cumulative volume delta che dati prenderà prenderà il dato del broker il dato del broker ok non è il dato dei volumi attenzione questa deduzione dei volumi TIC, ok, dà luogo a una variante enorme di studio, che è la più precisa, a mio parere, per quanto siamo arrivati oggi ai CFD. Perché per i mercati che non hanno un centro di interscambio come il Futures, ok, quindi parliamo di CFD crypto, la tecnica più avanzata di analisi volumetrica, a mio parere, è la VSA, ok, che è la volume spread analysis. ok. Però il volume profile non fa parte della volume spread analysis perché il volume profile non necessita di deduzione, già prende i volumi dal data feed, quindi avete oggettivamente quanto stanno scambiando su un determinato livello. Ora vi è più chiara la differenza? Ok, vedo le persone che scrivono, haha, moment, hanno capito, hanno iniziato a capire. Ottimo. Ora, eh, come funziona la distribuzione dei volumi, ragazzi? Voi potete avere tipicamente varie forme. Partiamo dalla eh, forma dell'equilibrio. Okay. Nella distribuzione di Gauss questo è l'equilibrio, quindi abbiamo, quando abbiamo i volumi bilanciati al centro e poi abbiamo gli estremi. Con il market profile una distribuzione di questo tipo potrebbe essere la seguente, quindi qua un estremo, qua sotto un altro estremo, ma poi rimane sempre stazionaria su questo livello. Vedendo una conformazione del genere no? okay. e sapendo che lo stazionamento del tempo costruisce il market profile, Qual è la variabile che vi viene da pensare che il market profile possa predire con più accuratezza nei mercati? I livelli dove, se il prezzo si staziona più tempo, vuol dire che quei livelli sono effettivamente liquidi, ok? Sono dei livelli molto liquidi, sono dei livelli di equilibrio, ok? Dove il mercato scambia molto. Questa fase di equilibrio in volumetrica prende il nome di fair value. Ok, quindi il valore accettato. Infatti molte tecniche di volumetrica, ragazzi, vanno a uh, lavorare a ribilanciamento. Quindi molti trader di volumetrica che troverete nel vostro percorso vanno a lavorare sull'uscita dalle deviazioni standard dei volumi, ok? Per andare a ribilanciamento. C'è un problema che questo funziona quando il mercato è in equilibrio? Che cosa succede se io utilizzo questa tecnica in un mercato in trend e non so differenziare le due cose? Che mi schianto perché io faccio un long da qua, il mercato mi esce dalla deviazione, il trader che non sa valutare appunto la pressione volumetrica si prende un long qua dentro e il mercato gli si schianta addosso. Quindi prendi un trend in faccia. È una tecnica che funziona molto bene, una tecnica di mean reversal che funziona soprattutto quando noi abbiamo un mercato stazionario. Ok, si può utilizzare come target esatto. L'avevo spiegato anche precedentemente. Il volume profile invece non ti dà la liquidità. Attenzione, ragazzi! Il volume profile, dicendoti dove hanno scambiato a livello di volumi, che cosa ti va a dire? A parte che può essere impostato anche con settaggi molto interessanti che vedano dei livelli che hanno una precisione altissima, ok. Ma il volume profile ti va a dire, ad esempio, tramite la sua distribuzione, guarda che. Il POC, che tra l'altro per il volume profile prende il nome di VPOC, ok? È un livello dove magari è un delta anche molto alto e quindi se shorti da qua, se qua sta il VPOC, è molto probabile che il mercato reversa, ok? Dice qualche ragazzo che non si sente l'audio, ragazzi. Aspetto che si sente a tutti quanti. Datemi un check in chat. Audio. Ok. Ok. Il delta possiamo definirlo come ehm, la direzione della mano forte su un determinato livello di prezzo. Vedetelo come un braccio di ferro, ok? Vedetelo come un braccio di ferro fra buyers aggressivi e sellers aggressivi, no? Ok? Quando uno dei due distrugge l'altro, quindi arriva aggressione sell, ok? Voi avete un delta molto alto perché i sellers e avrete una barra rossa, ovviamente, il volume profile. Poi dipende dalla, da come lo impostate, ragazzi, nella volumetrica. Se vi mettete a studiare su piattaforme che non conoscete, ci mettete minimo un anno per capire tutto quanto, ok? Perché? Perché serve comprendere i settaggi, serve comprendere le logiche e, come nella price action, chi si improvvisa, ragazzi, finisce a tradare i doppi massimi e i doppi minimi, ok? Tipo una deviazione standard? In parte, in parte, perché... La distribuzione di Gauss, che cosa ti dice? Questa è la value area. Ok, questa viene definita anche Bell Curve. Ok, questa è la value area. Questo è il tuo punto di equilibrio. No, quindi questo punto di equilibrio viene anche proiettato. Quindi si prende questa distanza e si proietta una deviazione standard, due deviazioni standard e così anche sotto. Perché la logica qual è? Che il mercato per tendenza okay, tornerà al suo punto centrale. E per questo, ragazzi, vi avevo chiesto di studiarvi la market auction theory, ok? Perché questa è una cosa fondamentale. Ci saranno molti studenti eh, di ICT, c'è qualche studente di ICT in chat, ragazzi? Uno in chat per studenti di ICT? Che hanno studiato Michael per quello che riguarda price action? Eccolo qua fortunato, uno, due, Michele. Ok. Damiano anche. Che cosa spiega la logica Smart Money? La logica Smart Money la conoscete, no? ok? Tutti quanti più o meno. Che cosa spiega la logica smart money? Che il mercato tende all'equilibrio, ok? Eh sì, ma questa logica è derivata comunque dal mercato dei futures, ok? E proprio da queste cose. Queste cose, per chi dicesse che è un'innovazione, che sono state inventate da poco, sono tutte logiche che esistono da un sacco di anni, ok? E che sono state scoperte insieme al market profile. Parliamo di Steve Meyer, ok? Un sacco di anni fa. Qui capirete molto e avrete un momento un po' di risveglio da come funziona realmente il mercato, la market auction theory. Perché io quando vi ho spiegato la struttura di mercato vi mettevo che il mercato per passare da una situazione del genere di consolidation a una situazione di questo tipo di breakout deve avere aggressione. Perché il mercato, quando fa un breakout del genere, ti sta comunicando che questo swing point dove avevi la tua demand è stato surclassato dalla supply. Quindi, qua dentro, per necessità di cose, abbiamo avuto aggressione, per deduzione anche delta, ma quello dipende. Abbiamo bisogno di una piattaforma volumetrica di, eh, per comprenderlo bene. Ok, questa situazione vi fa proprio comprendere come il mercato, per spostarsi dal suo fair value. Quindi, da un punto di bilanciamento dove è in equilibrio, okay? dove la sua demanda è uguale alla supply e dove abbiamo tanti scambi, abbiamo un punto liquido, deve portarsi in imbalance. Okay? Quindi, deve sbilanciarsi. Cosa vuol dire sbilanciarsi? Passare da quando abbiamo demand e supply uguale a quando abbiamo una demand che surclassa la supply o una supply che surclassa la demand. Quindi, in questo caso, un'aggressione dei sellers. È così che il mercato crea un breakout. Ci siamo ragazzi, un check in chat? Stiamo unendo i concetti di price action con quelli di analisi volumetrica, ok? In quel caso, noi avremo un'aggressione dei sellers, no? Ok? Quindi i sellers saranno disposti a vendere molto aggressivamente, ok? Fino al momento in cui il mercato cosa fa? Torna in un nuovo punto di equilibrio, dove inizia a entrare la pressione e l'aggressione dei buy, ok? E succede che questi due si equiparano nuovamente e abbiamo una nuova situazione di equilibrio e così via, ok? Questa è la spiegazione di come funziona in termini molto semplici, ragazzi, potete andarvi a vedere anche che questa la market auction theory funziona su tutti i mercati, ok? Se prendiamo il mercato, qui fanno un esempio molto valido de delle macchine, no? Ok? O dell'immobiliare. Che cosa succede? Una persona magari acquista in pandemia, in pandemia sono collassati i prezzi degli appartamenti, ok? Chi aveva liquidità cosa ha fatto? Si è andato a vedere gli appartamenti di lusso di magari persone che avevano necessità di liquidità immediata, quindi hanno svenduto al 40% di sconto. Il fair value durante la pandemia però non è che tu compravi col 40% di sconto e rivendevi con, a prezzo pieno, perché? Perché non c'era demand, non c'era richiesta, ok? Riuscivi ad acquistare. Quando invece è finita la pandemia e le case hanno ripreso il loro valore, abbiamo raggiunto un, pro, un nuovo punto di equilibrio. È lì che gli imprenditori sono andati a liquidare quello che avevano comprato a sconto. Riuscire a capire meglio con queste logiche di esempi di vita reale, ragazzi, ci siamo. Hanno atteso che il mercato ritornasse a un fair value, a un momento di ripresa, per liquidare su quei livelli. Il mercato è uguale, ragazzi. Il mercato è un'alternanza ciclica tra buyers e sell, tra aggressione, quindi in balance, e momenti di balance, quindi di fair value, quindi di equilibrio. Okay. Adesso avendovi spiegato come funziona il market profile e il volume profile e la differenza fra il POC, adesso voglio vedere se c'è qualcuno che ha capito, e il VPOC, okay. la definizione di questi due qual è? Il POC cosa sarà quindi? Il POC cosa sarà e il VPOC cosa sarà? Esatto, il POC maggior tempo di stazionamento i volumi e il VPOC che cosa sarà ragazzi? Il VPOC indica il volume più scambiato su un livello di prezzo, ok? Ovviamente tiene sempre in conto per un certo periodo di tempo, ovviamente. Ok, quindi creerà anche lui una distribuzione di Gauss, ma non può essere uguale. Okay? Non può assolutamente essere uguale. Questa è la differenza fra i due. E il TPO che cos'è il TPO, che qualcuno ha detto Fabio, ma io però voglio usare il TPO. Allora andiamo a vedere un attimo cos'è il TPO, intanto capiamo il TPO. Che logiche utilizza. Il TPO, ragazzi, è una, una variante, possiamo chiamarla del uh, market profile. Ok? E vi spiega anche che dalla nascita okay, sono state create varie, uh, varie forme di distribuzione dei prezzi su uh, la, appunto l'asse del, del tempo. La prima è stata quella del 1980 del market profile di SteedMeier, che ha dato luogo poi a diverse visualizzazioni. Ok, Qua vi fa vedere la distribuzione normale. Vedete, questa è la deviazione standard, poi avete le proiezioni delle varie deviazioni standard. Questo invece è il TPO, ok? Vedete, il TPO, quindi il Time Price Opportunity, è la stessa cosa, sono gli elementi del market profile. Ok? Solamente che il TPO è rappresentato visualmente come l'alfabeto. Quindi quando vedete piattaforme di volumetrica che dite: No, non ci capirò mai niente, chissà che cos'è questa cosa. In realtà, stiamo parlando della distribuzione dei prezzi. Ok? Su uno stazionamento del tempo. Ok? Che però viene visualizzato a lettere, quindi più la lettera dell'alfabeto è avanzata, più sono stati scambiati e il prezzo ha stazionato su quel livello. Ok? Quindi abbiamo che cosa? Livelli di liquidità. Ma infatti, io vi chiedo di fare un'osservazione, no? Okay, i livelli più toccati dove il prezzo staziona sapete benissimo che sono livelli di liquidità. Questo è il POC, riuscite a vederlo a occhio come effettivamente il livello che segna il POC è dove il mercato è tornato più volte, come se lo testasse ogni volta che deve dare accettazione fino al momento in cui poi L. Ok, qua perché abbiamo M, MMM? Perché abbiamo un'aggressione. Il prezzo non sta stazionando, qui sta aggredendo, sta andando long pesante. Ok, non sta costruendo nel tempo. Sta aggredendo il mercato long. Vediamo se ci siamo. So che questi concetti possono essere un po' più complicati. Perché le lettere non lo so, ragazzi. Io non lo utilizzo il TPO, dico la verità. Io il TPO non lo utilizzo. Non è uno strumento che graficamente mi piace. Aspettate un secondo, non so perché si è interrotta la condivisione. Adesso vedete nuovamente. Ottimo, ottimo, ottimo. Non è mai saltato? Ok, mi diceva interro interrotta la condivisione. Ok, ci siamo. Ora, qui se volete andare, ragazzi, medium.com vi dà tutta la spiegazione di come funziona anche l'initial balance. Ok, quindi il punto di equilibrio iniziale, quindi come il prezzo dall'apertura inizia a muoversi e a aggredire una delle tue parti. Vedete come viene utilizzato anche. Eh, praticamente viene utilizzato con la stessa metodologia del market profile, ovvero lo shifting del POC, quindi il cambiamento di bilanciamento del POC, serve per mostrare proprio quando questo mercato prende direzionalità. Okay? Quindi, quando non abbiamo più la demand che è uguale alla supply, ma quando abbiamo una effettiva aggressione di prezzo. In questo caso, penso ve ne rendete conto a occhio, no? vedete come noi abbiamo il cosiddetto P-Shape, ora vi spiego la differenza, okay? facciamo finta che noi siamo stazionari su questo livello, siamo chiusi dentro questo livello di prezzo, questo balance e la distribuzione è questa qua. Okay? Se la giornata successiva ci chiude stazionando qua dentro con questa distribuzione, noi che cosa staremo facendo ragazzi? Saremo in fase di trend o saremo in fase di stazionamento? Esatto, saremo in fase di trend, ma soprattutto avremo accettato, ok, sopra, sopra ragazzi il POC precedente, che vi posso fare anche con un livello diverso. I volumi perché sono belli? Perché è bello lavorare con i volumi, ragazzi? Perché i volumi non lasciano spazio all'interpretazione. Ok? I volumi non è, ma secondo te ha rotto, ma secondo te ha fatto accettazione? Ma torno a testare questo livello. Il volume o è bianco o è nero, non c'è il grigio nell'analisi volumetrica. Ok? O è un'aggressione long o sta entrando appunto stanno entrando i volumi pesanti, infatti si dice che la price action, anche la distribuzione volumetrica tipo eh, il volume profile, sono strumenti stazionari, ok, basati proprio su quello che hanno fatto i volumi o i prezzi in passato, mentre guardare l'order flow attuale è uno strumento che funziona benissimo in real time, anche i tick volume, assolutamente sì ragazzi, la VSA. Perché funziona benissimo? Perché la VSA è la tecnica più vicina all'interpretazione dei volumi, basandosi però sui TIC. Okay? È un qualcosa che ha un edge statistico comprovato, c'è cioè una correlazione molto alta, ma devi saperla usare. Okay? Perché la VSA viene storpiata in tutti i modi. Ho visto gente che chiamava la VSA quando il mercato ti usciva fuori dalle bande di Bollinger okay? e ti faceva un'accettazione con il POC, che non c'entra niente con la VSA. Quella è l'analisi TIC adattata a una strategia min reversa, non c'entra assolutamente niente. Okay? Invece, in questo caso, no, ti faccio anche una domanda: se noi abbiamo fatto un'accettazione su questo livello e abbiamo questa pancia di volumi qua dentro e il mercato per il giorno successivo no, ci continua a stazionare qua dentro e ci lancia una spike e poi ci riassorbe. Che cosa ci sta comunicando? Che è andato al di fuori della deviazione standard. Okay? Per poi continuare, la direzionalità. Questi concetti sono cruciali per comprendere i volumi okay? e vi permettono di capire come la bias in analisi volumetrica non si fa con le candele, ma si fa appunto con i volumi. Okay? Quindi abbiamo compreso la differenza fra POC, VPOC e TPO, la differenza fra market profile e TPO è di visualizzazione. La differenza fra volume profile, invece, e market profile è proprio concettuale, quindi è diverso non solo la visualizzazione dello strumento, ma anche i dati che prende in posto lo strumento, okay? Adesso andiamo un attimo a vedere come funziona e quali visualizzazioni abbiamo su TradingView, perché dobbiamo trattare anche questo. Dobbiamo andare a vedere che su TradingView, comunque, noi abbiamo varie tipologie di distribuzione di quello che succede in questo caso perché noi abbiamo il market profile classico, quindi abbiamo il market profile di sessione, okay? quindi che va a lavorare su un intervallo di tempo prestabilito, poi abbiamo il fixed profile, va a qualificare. Un orizzonte temporale, la nostra scelta, poi abbiamo il visible range che va a qualificare l'orizzonte temporale, vedo a grafico, e poi abbiamo il periodic profile, va a prendere. O singola candela o insieme di candele ok. Questi sono differenti fra loro e hanno un utilizzo. I miei preferiti, ragazzi, sono questo qui per la sessione. Ok, questo qua per il visible range tendo a utilizzarlo poco, ma è molto utile se siete all'inizio. Ok, questo è molto valido per qualificare determinate shift candle. Ok, e questo qua. È utile per qualificare gli swing, ok? Partiamo un attimo dal primo, ovvero dal market profile. Il market profile, come vedete, quando vi dà una tendenza quindi quando vi fa uno shifting in questo caso continuiamo qui Java ha shiftato sopra, ma mi fa visualizzare fino a qua. Poi non mi fa vedere più sessioni indietro. Comunque, da quando possiamo iniziare a vedere i dati, no? noi cosa ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che abbiamo questo livello da proiettare avanti, ok? Una struttura short oggettivamente, ok? Quindi che ha accettato sotto la precedente e abbiamo un mercato che ha la nostra value area contenuta qua dentro, ok? Il mercato per la giornata successiva nel momento in cui ti va a prendere liquidità sopra i massimi ok? E ti rientra qua dentro ok? All'interno del livello precedente e ti fa questo test che cosa ti sta comunicando? Guarda, che sono uscito dal balance, ho preso liquidità e vado in proiezione. Ok. Il giorno successivo, che ti accetta il POC al di sotto. Ok. Che cosa ti comunica in questo caso? Perché è molto utile la price action, ragazzi. Perché qui riuscite a rendervi conto molto bene di come il mercato sia tornato a chiudere un'inefficienza a favore della bias. Ok. E qualcuno potrebbe dire: Dove sta l'inefficienza? Non la vedo dal prezzo, guardala dai volumi almeno che dai volumi vedete come il mercato lascia dei gap importanti, ok? Questi vengono chiamati LVN, ok? Low Volume Node, è dove abbiamo la minor parte di liquidità all'interno di uno swing, ok? Andando avanti, che cosa abbiamo? Un'ulteriore accettazione short, ok? con una chiusura qua dentro, in questo caso io mi sarei aspettato un mercato che potesse tornare su questa inefficienza, non l'ha fatto, ha continuato short, però la cosa che voglio farvi notare è come un mercato quando prende direzionalità tiene molto bene la tendenza e questo strumento è valido perché lavora su base giornaliera, ok? Quindi ti prende i dati di un'intera giornata e ti dice la distribuzione dei prezzi per tutta quella giornata, ok? Mi date un check ragazzi, ci siamo? uno in chat se ci siamo, andiamo avanti, vi faccio vedere anche quando abbiamo uno shift. Quando è che noi abbiamo uno shift? Noi abbiamo uno shift da questo momento, ok? Il mercato qua dentro ci fa un'accettazione sopra il livello, ok? E guardate una cosa molto interessante, vi faccio vedere che è utile per spottare i fake, ok? Vi dà un'accettazione al di sopra del livello e costruiamo anche con la value area al di sopra del livello. Quindi abbiamo costruito... Contrattazione molto importante sopra, ok? Cosa fa il mercato successivamente? Torna giù, ok? Non si discosta minimamente dalla value area precedente, perché vedete che qui dentro da questa value area non ha accettato eh, il 70%, ricordate che la value area è il 70% dei volumi, è ancora scambiato qua dentro, però ti lancia questa spike. Ecco, quando voi vedete questa spike in grigio, Okay? La value area contenuta e il POC che non fa accettazione in analisi sia dei volumi USA sia dei volumi futures, ragazzi, è un'informazione di come io vado a spottare un fake. Il mercato successivamente, esatto, è un fake out. Cosa fa? Mi rifà l'accettazione, quindi se siete stati liquidati qua dentro, mi rifà l'accettazione e cosa fa? Torna a testare POC con livello estremo su inefficienza questo era un potenziale trade e di nuovo riprende direzionalità si fa 1 2 3 4 giorni direzionali poi abbiamo l'ultimo collasso dal collasso del mercato cosa fa ti shifta ok ti fa 1 2 3 potenzialmente anche 4 giorni direzionali ok perché dici che il POC non ha fatto accettazione perché non ha chiuso sotto vedete questo è il punto di origine questo è il punto di arrivo, ok. Quindi dove ti fa il cambio, il mercato torna sotto, fa tutta questa spike, ma non chiude sotto al precedente e neanche la value area. Quindi, se lo stesso ragionamento che si fa per gli swing point, no, questa è rottura, giusto? Questa è rottura, ok. Facciamo finta come se questa distribuzione volumetrica fosse questo livello, questo fosse il punto di arrivo, ok. E il mercato ci ritraccia qua dentro. Se la price action ci fa questo e ci lancia una spike sotto. Noi questa la prendiamo come accettazione, ragazzi? Eh no, non la prendiamo come accettazione. Perché il mercato è andato sotto e ha riassorbito. Perché la Spike funziona, ragazzi? Perché la Spike ti comunica come il mercato ha raggiunto determinati livelli e quei livelli non sono stati accettati. È un concetto molto simile a quello che è proprio l'uscita dal fair value del session. Ok? Andando avanti, stessa situazione qua dentro, questo è il session profile. Poi, che altro strumento abbiamo molto valido, ragazzi? Sempre andando su indicator stack, eh, vi mettete il visible range. Ovviamente il visible range, per come viene, come ce l'avete distribuito qua dentro, è inutile. Perché è inutile? Perché ha blocchi troppo grandi, quindi dovete andare a mettere necessariamente... Il Rossides a 100, se volete avere anche a 150, se la piattaforma di carica non sempre funziona, vediamo se alcune volte... Ok. In questo caso noi che cosa abbiamo qua dentro, ragazzi? Sull'orizzonte che noi stiamo vedendo, il mercato già ci dà un'informazione. Guarda che se è una fase di eh, non equilibrio, ok? Di pressione short, perché il mercato non è assolutamente in consolidamento, questo già ti toglie la voglia di prenderti long in una fase di pressione così bassa, ok? di pressione, scusate così forte sell, ti fa vedere che hai un P shape, ok? E ti fa vedere che il 70% dei contratti sono stati scambiati qua dentro, ok? Che cosa ti va a comunicare? Ti va a comunicare che hai un livello molto liquido qua dentro, ok? E ti va a comunicare che hai scambiato la maggior parte dei volumi qua dentro. Ora, ti faccio una domanda, con un livello molto liquido qua dentro e la bomba che ha tirato qua dentro, che cosa pensate che possa succedere nel mercato? Arrivato prima di partire, non fosse arrivato qua e avesse fatto questo. Avrebbe stato un ottimo trade. Ok, presa di liquidità. Esattamente. Okay? Un'altra cosa che dobbiamo comprendere è che le inefficienze viste oggettivamente da uno strumento quale questo ci sono e sono ottime per i target perché sono i livelli che il mercato tende a andare a chiudere. Va bene ragazzi, grazie a tutti, noi ci vediamo uh, settimana prossima. Grazie come sempre per essere stati presenti. Okay. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.